Cari amici, noi cristiani dell'inizio del terzo millennio siamo testimoni di profondi cambiamenti nella società, nella cultura, nel pensiero. Per quelle categorie che fino a qualche anno fa riuscivano a interpretare e spiegare i fenomeni sociali, adesso non servono più. In modo particolare, cari amici, nel campo della politica, l'antica distinzione tra destra e sinistra non rende più ragione dei movimenti e delle tendenze che oggi si registrano nella società. Altre categorie possono essere più utili per capire quanto succede. Nello specifico, abbiamo da una parte correnti, movimenti e partiti che si ispirano al sovranismo, altre che si ispirano al globalismo. Sintetizzando e semplificando al massimo, cari amici, potremmo dire che coloro che si ispirano al sovranismo sono portati a mettere al primo posto la nazione, la loro tradizione, la loro cultura. L'interesse nazionale viene prima di tutto. Le conseguenze sono una chiusura più o meno totale nei confronti di coloro che non appartengono alla propria nazione. I sovranisti sembrano, per quanto riguarda l'Italia, appoggiare e sostenere le tradizioni religiose, in modo particolare alcune importanti istanze del cattolicesimo, come il rispetto per Dio, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, la difesa dei bambini, chiedendo per questo ai cattolici il consenso nelle tornate elettorali. Ma nello stesso tempo propongono e sostengono un sistema economico fondamentalmente ingiusto, che uccide, come ha più volte affermato Papa Francesco, perché permette al 10% della popolazione globale di possedere ben l'85% della ricchezza del pianeta. E per questo motivo, come sempre ci ricorda Papa Francesco, fa piangere i poveri e la nostra casa comune, la terra. Dall'altro lato abbiamo quelli che potremmo chiamare globalisti. Costoro, avendo capito che certe problematiche sono globali e che possono essere risolte solo insieme, giustamente sostengono il multilateralismo in campo politico, manifestano atteggiamenti e cercano di produrre leggi che sono in sintonia con alcuni valori cattolici, come il multiculturalismo, l'accoglienza dei migranti, l'aiuto dei poveri, ma nello stesso tempo cercano di imporre una sorta di colonialismo ideologico, come ha affermato più volte il Papa, che si fonda su una sopravvalutazione errata della libertà dell'individuo, facendo dell'affermazione "tu puoi essere ciò che vuoi" il cavallo di battaglia della loro azione politica. Un'affermazione, cari amici, che trova nell'ideologia gender, più volte condannata dagli ultimi papi, la sua manifestazione più evidente e, sotto certi aspetti, la più violenta. La conseguenza, cari amici, è che noi cristiani, chiamati sempre, ma specialmente in questo tempo di Quaresima, a convertirci e a credere al Vangelo, non ci sentiamo a casa, né con i sovranisti, né tantomeno con i globalisti. È proprio vero, cari amici, come più volte hanno affermato i pontefici, che sono i santi quelli che portano avanti la Chiesa e fanno veramente del bene anche al mondo. Perché avendo permesso allo Spirito Santo di purificare il loro cuore, si sono convertiti e hanno accolto il Vangelo nella sua integrità. Sine glossa, direbbe San Francesco. Nella sua purezza, direbbe Madre Liliana del Paradiso. Modello luminoso dell'accoglienza del Vangelo nella sua purezza è proprio Maria, l'Immacolata Regina dei Gigli, che, rinunciando ad ogni sua idea e progetto, ha sposato così incondizionatamente la causa di Dio, il suo disegno, da dargli corpo nel suo seno immacolato. Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Il terzo millennio ha bisogno di cristiani che sull'esempio di Maria accolgano il Vangelo nella sua purezza, per poter aiutare la Chiesa e il mondo ad affrontare le tremende sfide epocali che potrebbero mettere in serio pericolo addirittura l'esistenza stessa dell'umanità sulla Terra. Che dono straordinario ci ha dato Dio di vivere in questo tempo! Certamente non possiamo dire di non avere niente da fare o di poter rimanere disoccupati. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.